Quindi mancano solo pochi giorni e festeggeremo il Natale insieme, augurando a te e ai tuoi cari un periodo natalizio molto allegro, caldo e felice. Spero che tutta la fortuna arrivi a tutti, ma cosa prevede Foss per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Foss di oggi, domenica 20 dicembre 2020. Oroscopo Pesci di oggi: tre astri importanti allo zenith, il Sole congiunto a Mercurio, e alla bella Venere, che però nel pomeriggio bisticcerà con la bianca signora sopraggiunta nel frattempo nel vostro segno. Per il resto della giornata nulla di buono. La luna mattutina ancora imbronciata in dodicesima casa insieme a Saturno, che la tiene a stecchetto, blindando qualsiasi manifestazione emotiva o affettiva. Un po' più soft il pomeriggio, quando li raggiunge pure Giove, tra l'altro secondo astro guida del vostro segno, ma purtroppo quest'anno non vi farà regali, ad eccezione della primavera, quando vi verrà a trovare per alcune settimane. Ma in compenso vi proteggerà contro i grossi guai, dandovi lezioni private di spiritualità e saggezza, ma ai piccoli dovrete pensare voi, prestando particolare attenzione ai piedi. Astrotarocco del giorno per Pesci: 4 coppe rovesciato, novità assolute in amore. Novità concrete potrebbero affacciarsi nella coppia, in famiglia, tra coniugi, tra amici. E per i single finalmente appare il Sole. 2 punti: non saranno poche le novità, ma alcune potrebbero essere eclatanti e anche offrirvi possibilità nuove e concrete. Ascoltate gli altri, almeno oggi è d'obbligo che lo facciate. Evitate di voler affermare le vostre idee a tutti i costi e ricordate che in fondo il rapporto quotidiano con le persone implica rinunce e silenzi. Sta per finire un periodo negativo. Sappiate sfruttarlo per ripartire alla grande. L'ansia delle novità, però, potrebbe rovinare la partenza. Non potreste desiderare di meglio per una giornata come oggi che partirà in sordina, ma finirà con l'entusiasmarvi. Curate di più la salute. Mercurio potrebbe tirarvi qualche brutto scherzo oggi. 2 punti: troppa poca comunicazione e imbarazzo, spesso determinante, nell'affermare le proprie idee. Con il partner il dialogo oggi è traballante. Oggi dedicate un po' di tempo a voi stessi. 2 punti: del resto vi state trascurando troppo e questo non va bene. Potreste sentire l'esigenza di avere degli attimi solo per voi che potrebbero essere speciali. Buone prospettive per le coppie nate da pochi mesi. 2 punti: sull'onda dell'entusiasmo sarà facile fare progetti tra i quali molti avranno buone possibilità di concretizzarsi. Ottimo giorno per portare a termine e risolvere questioni in sospeso, concretizzare progetti che si trascinavano a lungo. La luna favorisce incontri strani, soprattutto in serata. Attenti a un Sagittario, che cercherò di rabbonirvi per coprire una sua scortesia. Non abbiate remore nel tentare di correggere qualche vostro difetto. 2 punti: oggi Marte potrebbe evidenziare qualche vostro lato negativo con il rischio di far precipitare qualche situazione importante. Contenti? Ma, si potrebbe far meglio, la felicità, dice qualcuno, non è di questo mondo, e voi quest'oggi gli date pienamente ragione. Tutta colpa della luna, imbronciata in dodicesima casa per tutta la mattinata, dove già ha accolto Saturno e ora si appresta a farlo anche con Giove. Vero che nel pomeriggio la bianca signora verrà finalmente e prendere il tè a casa vostra, ma qui dovrà vedersela con il chiasso e il disordine scatenato dai giochi dei vostri figli, veri demonietti, e con Venere, Mercurio e il Sole allo zenith. Indubbiamente da chiunque entri in casa vostra vi sentirete giudicati, e magari anche ingiustamente, voi fate del vostro meglio, ma sugli altri faticate a imporvi, e se ci rifletteste un po' scoprireste che il problema è sempre lo stesso: l'insicurezza, la paura di perdere l'affetto altrui solo perché difendete giustamente i vostri diritti. A volte quello che si scambia per amore è solo fame d'amore, rifletteteci su. Amore ed Eros. Esosi, dall'amore pretendete troppo e infatti Cupido vi castiga facendovi marameo. Magari un vecchio amico che vi corteggia c'è, siete voi che lo snobbate, puntando direttamente a Tony Leung o Kristen Stewart. Peccato che loro non vi guardino nemmeno, anzi non sappiano proprio della vostra esistenza. Volate più basso e sarete felici. Non vi abbandonate oggi ad atteggiamenti sospirosi o peggio malinconici. È vero, Venere è nel Sagittario,
e non vi fa sentire in armonia col partner. Ma vedrete che con qualche sforzo di buona volontà, in serata ogni uggia sparirà. Lavoro e denaro. Grandi progetti tutti fantasiosi, da cullare per un futuro non lontano, ma nemmeno immediato, ora con le feste alle porte chi vi assumerebbe, o vi farebbe un colloquio di selezione. Buone opportunità invece per chi il lavoro ce l'ha o riveste un ruolo direttivo. I vostri ordini, travestiti da consigli, vengono eseguiti volentieri, insomma siete un buon capo, capace di mettersi nei panni dei propri dipendenti, concedendo tutti i bonus, e le ferie che potete, per questo tutti vi stimano, e vi vogliono bene. In ogni caso se non siete costretti al lavoro, preferite starvene a poltrire. La stanchezza accumulata comincia a farsi sentire e il riposo previene i malanni. Apriamo una piccola finestra su salute e alimentazione, e evidenziamo quali sono vitamine e il sale minerale che corrisponde ai pesci, facendo bene a una corretta regolazione e fabbisogno del suo organismo. Per quanto riguarda il sale minerale del segno, è il fossato di ferro. Ma dove è possibile trovarlo nei cibi? Nella lattuga e nei cetrioli, nelle noci e nelle nocciole, nel prezzemolo e negli spinaci, quindi ancora nelle alghe e nelle fragole. Le vitamine di cui il segno ha bisogno sono invece la A e la E sono reperibili in cibi come l'olio d'oliva e i cereali integrali, il germe di grano e le albicocche, il latte, i frutti oleosi e, infine, il benefico aglio. Benessere. Allo specchio vorreste vedervi più in forma, non siete malaccio e avete comunque un'aria sana, ma rispetto a momenti migliori della vostra vita, dovete ammettere di aver perso qualche punto. Subito ai ripari con un nuovo taglio, un colore più giovane e trendy, qualche capo d'abbigliamento nuovo, battendo sul tempo Babbo Natale, ecco il regalo che fate a voi stessi. Gli altri ve li faranno i vostri cari, oppure altri portatori di doni come Nonno Gelo, San Basilio, il genio del vischio, la Befana o Sant'Antonio, l'ultimo della fila, che chiude la porta al regalo, concedendo ai ritardatari l'ultima opportunità fino al 17 gennaio, esattamente a 4 settimane da oggi. Per lei. Donne super impegnate, lavoro, business, casa, figli e magari anche un matrimonio finito male con un divorzio. Ecco perché siete così oberate, sempre in pista, sempre pressissime, ma la vostra sensibilità femminile ha bisogno di coccole. Chiedetele a Micio, lui ve le darà. Per lui. Creativi all'arrembaggio, quanti input, idee, perfino visioni vi corrono nelle mente, incitandovi a utilizzare tutti i vostri talenti. Tra pittura, musica, fotografia non avrete che l'imbarazzo della scelta, liberate il genio pazzo ed è che c'è in voi, e scoprirete fin dove potete arrivare. Colore delle emozioni. Bianco latte. Barometro dell'umore. Variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 5. Finanze. 7. Benessere. 6. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.